C'hanno un culo che la metà basta, Carlo. Sono contento per te. Ci mancava soltanto stasera che entrava Brian Diaz e la decideva lui, eh. Guarda, ho avuto paura. Dopo che sono sbagliati, questi qua si sono sbagliati 20 gol. Ok, perché nel primo tempo non c'è stata partita, ma lo sapevo. Ho detto, se non segnano adesso, non segnano più. Come cazzo fai il baffo? Tagliati quei cazzo di baffi, fai peggio di Leao come tiri in porta. Leao almeno quel gol lì te lo fai. Qualcuno ha detto che Adebayemi era più forte di Leao. Leao lì uno contro uno col portiere non sbaglia mai. Può esserci in porta anche Schmeichel dei tempi d'oro che non sbaglia mai quei gol lì. Puttana miseria, ma come cazzo fai in campo aperto col portiere che era fermo? Perché il portiere ti viene incontro e fermo, tu addirittura puoi fare tutto quello che vuoi, non prenderti neanche il rigore e andare sulla bandierina. Due volte l'hai fatto, Demi. Una volta ancora via a sinistra, ma punta dritto, cazzo, c'è l'uomo di fianco che ti arriva. Punti già, l'uomo non può intervenire perché è dietro le tue spalle. Cazzo, invece ti sei fatto portare fuori da solo, santo Dio. Ti sei fatto portare fuori da solo come un ciuccio, santo Dio. Ti sei fatto portare fuori come un ciuccio. Come un ciuccio ti sei fatto portare fuori, come un ciuccio. Come un ciuccio ti sei fatto portare fuori. Come un cazzo di ciuccio. Come un cazzo di ciuccio. Porca puttana, oh. Porca troia. Porca puttana, puttana di quella troia. Minchia, oh. Proprio come un ciuccio ti sei fatto portare fuori, cazzo. Ma Dio caro, ma temporeggia lì, no? Cioè, temporeggia, scusa, temporeggia. Ma lì, cazzo, ma vai dritto verso la porta. Ma stavo pensando al difensore, stavo pensando a Hummels, un'azione del secondo tempo quando ha steso sullo 0-0 lì, quando Hummels, ho visto che era stanco, Hummels, magari prendere Hummels, magari prendere Hummels, magari prendere Hummels, magari prendere Hummels, cazzo. Ma magari tutta la vita prendere Hummels, cazzo. Magari tutta la vita prendere Hummels, cazzo. Porca puttana, oh. Purtroppo... Ragazzi, è dall'81 che questi qua non perdono una finale. Sarà che ce l'hanno attaccata al petto, sarà magari con la Superlega inizieranno a vincere di meno, non lo so. Sul campo comunque, a parte la cosa col Bayern Monaco che ha sbagliato completamente l'arbitro, però avranno culo? Sì, ce l'hanno anche. Sì, perché nel primo tempo ragazzi era sotto di due gol, c'era un cazzo da dire, perché voglio vedere se il Borussia comunque va in vantaggio. Ma è una farfalla o una zanzara? Ah no, la farfalla, presa anche, mi dispiace, pensavo che era una zanzara. Comunque, davvero ragazzi, davvero, io non riesco veramente a capacitarmi quello che sia successo, non riesco a... Cioè, davvero, veramente non riesco... Boh. Boh, fa male perché fa male. Fa male perché fa male, tanto anche, fa veramente tanto male. Fa veramente tanto male. Cioè, fa male in senso sportivo perché ero convinto che il Borussia Dortmund, vedendo come aveva interpretato nel primo tempo, c'ho cioè sulla maglia del Borussia, quindi mi metto dalla loro parte oggi. Sono contento per Carlo. Carlo ha fatto qualcosa di strano. Ragazzi. C'ha quasi Carlo, c'ha quasi più del doppio. Dai, prendiamo un po' per il culo le biscette la Juve. Dai, raga, facciamo un po'. Mi state piangendo per il culo, Iosa. No, raga, non mi interessa. Cioè, già voi così partite, vero? Se vi dico che Carlo Ancelotti c'ha quasi il doppio delle vostre coppe campioni, porta la biscetta, ne ha più del doppio della Juve. Incredibile. Sì, ma tra un po' ci raggiunge anche a noi. Se Ancelotti sta un altro paio di anni al Real, secondo me, ci raggiunge anche a noi. E non sto scherzando. Mamma mia, perché poi, cioè, ragazzi, Carvacali io l'avevo sottovalutato, lasciando stare il gran cazzo di gol che ha fatto un movimento della Madonna, ma veramente Carvacali, che io addirittura l'avevo paragonato a Calabria, è un po' più se forte di Calabria, giusto un pochino. Le giusto un po' mei di Calabria, le giusto un po' mei. Quel cazzo di baffo lì che comunque dalla tre quarti indietro fa...
No, fino alla loro area di rigore fa sempre tutto bene perché aiuta, si sbatte e cose. Ecco, se Leao avesse la metà della determinazione del baffo, che è un somaro sottoporta, ma che comunque ci mette il massimo della determinazione, Leao sarebbe un fuoriclasse, sarebbe. Però purtroppo c'è questo atteggiamento scazzato che lo piccherebbe anche tutti i giorni, anche Recarlo. Figa, Recarlo fa di tutto in panchina. Aspetta che prova. Poi ne ha fatto una così, tipo. Ne ha fatto il figa, fa delle facce, delle cose. Si vive la partita. Cioè, io non so che cazzo, chi è che prega. Io non so chi è che prega Ancelotti prima che iniziano le finali di Champions. Giuro che non lo so. Giuro che non lo so chi è che prega di solito. Non ne ho la più pallida idea, però. So soltanto che davvero, davvero è fenomenale. Recarlo, so soltanto che è davvero fenomenale, perché i traguardi che ogni qualvolta raggiunge sono veramente fenomenali. Sono veramente, veramente fenomenali. Incredibile, incredibile, una partita che veramente sembrava, cioè loro preparata benissimo, squadra corta, dispendiosissimo ovviamente, come giochi quando giochi come giochi col Borussia Dortmund, che sei così dispendioso a livello, cioè corri così tanto, tieni comunque sia la squadra così corta sia nella fase di non possesso che nella fase di pressione su palla. E aveva anche vinto la maggior parte dei rimpalli nel primo tempo, però nel momento saliente è mancato. Questa coppa qua per me se la ricorderanno ancora peggio di quella che ha perso l'ultima col Bayern Monaco. Ha fatto una grandissima Coppa Campioni. Secondo me, comunque, bisogna essere sinceri: il Paris Saint-Germain meritava di essere il nostro Kylian Mbappé, che ormai tiferò il Real Madrid l'anno prossimo per Kylian Mbappé, che vincerà la sua prima Coppa Campioni, anzi, la sua prima super. Com'è che la chiamano? Superlega? Sì, no, sono Superlega italiana, come cazzo la chiamano comunque? Super Champions, boh. Comunque, bisogna dire la partita. Loro c'hanno sto Hummels che lo vorrei tutta la vita dietro, cioè sarebbe un passo sopra gli altri. Senso della posizione, non è lento, non è ancora lento, si sull'età, ma veramente è un macigno, è veramente un macigno. E niente, questo è quanto. Credo che davvero, cioè il Real ci abbia nel DNA veramente questa coppa qua, ma ce l'abbia veramente nel DNA. Ce l'abbia nel DNA e complimenti davvero a loro. Complimenti, complimenti, complimenti e stracomplimenti perché nonostante tutto, loro ci sono sempre. Ragazzi, questa qua è mentalità vincente. Culo, gli dèi aiutano sempre gli altri. Cassano adesso, con la canzone che ha fatto, Carletto un po' culone. Sì, sarà anche un culone, però alla fine volevo proprio vedere. Guarda, sarebbe stata una partita spettacolare, secondo me, se quel cretino coi baffi che odierò adesso a vita mi buttava dentro la palla dell'1-0. Cioè, sarei stato veramente. Sarei. Perché ha. Ma basta che vi così tanto il Borussia! È dal 3-1 di Lars Eriksen, dalla doppietta di Riedle contro la Juve nel lontano 97. Già mi stava simpatico le Apri, mi sono proprio messo a tifarle. Hanno scavalcato il Manchester United come squadra estera. Tutti abbiamo. Gli appassionati di calcio sono favorevoli hanno una preferenza con le squadre straniere. Ecco, io ho la preferenza del Borussia Dortmund, prima era quella del Manchester United, ai tempi di Beckham, eccetera, l'ho detto mille volte. Comunque, ragazzi, andate su Twitch nei messaggi, c'è il link, vi iscrivete per chi ha, torniamo il 15, dal 15 al 16 più o meno, arriviamo e sbanchiamo su Twitch, ragazzi. Arriviamo e sbanchiamo su Twitch, ragazzi. Senza se e senza ma, andiamo e sbarchiamo su Twitch. Indi per cui torniamo su Twitch, avevamo già 3.000, 4.000, siamo a 3.000, ma già oggi ne abbiamo fatti un bel po' di iscritti. Se non mi tradite, oggi andate su Twitch, iscrivete l'iscrizione. Chi c'ha Prime si abbona che per voi è gratis. Chi ha Prime, l'abbonamento ne avete uno da dare o date a me.
partite alla PlayStation, gli abbonati li sfiderò tutti alla Play. Vedremo un attimino chi è che, con chi è che bestemmerò di più. Quindi quello che sarà più bravo di voi sarà quello che mi farà più bestemmiare. Naturalmente, simpaticamente, sportivamente parlando. Che cazzo vi devo dire? Carletto culone. Quinta Champions, complimenti a lui. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte.